Siamo nati con il dono della risata. Essa è una medicina naturale, è un'emozione contagiosa che può unire le persone. Coloro che hanno partecipato a questa giornata esperienziale possono confermare di aver vissuto il potere terapeutico della risata, grazie alle tecniche esclusive elaborate da Richard Romagnoli, ambasciatore del mondo di yoga della risata. L'evento, La risata del cuore, tenutosi lo scorso 10 dicembre presso l'Hotel Barion, è stato organizzato unicamente a scopo benefico, come ci ha spiegato Michele Tribuzio, organizzatore e presidente della Zio Mag Foundation. Caro Max, una persona speciale come te non può benedire e battezzare questo evento straordinario. Lo yoga della risata è perché Richard, senza una risata, che brutta vita. Una persona che non sa sorridere non è una persona seria, giusto? Per definizione. Quindi noi oggi siamo qui per la risata del cuore con Richard Romagnoli, una persona fantastica, una storia straordinaria che racconterà appunto domani. Oggi abbiamo il pregio, l'onore di avere una persona così straordinaria accompagnata da una moglie, Sara, una donna stupenda e che hanno creato un mix di talento, emozione, capacità da diffondere in tutta questa umanità. La cosa più bella, Max, che oltre a questo intervento di Richard, tutto quello che noi raccoglieremo, tant'è vero che c'è un contributo di appena 50 euro pari a 100 giorni di vita di un bambino, perché la vita di un bambino che non è il nostro figlio, il quale ha colazione, pranzo e cena, in certi posti non esiste né colazione né pranzo né cena, esiste, se possono, un monopasto, tipo quello che noi affronteremo domani con i nostri figli, ed è l'unica speranza di vita che hanno. Quindi avranno 100 giorni di vita donato da ogni partecipante. Quindi Richard con Sara fanno una cosa stupenda, ovvero sia un intervento bellissimo che conosco, l'ho visto già due volte in Italia, ecco perché è qui oggi, sono qui oggi, e viene devoluto tutto quanto a Stop Hunger Now. Stop Hunger Now, un'associazione straordinaria, vuol dire stop alla fame ora, e solo se ti muovi, se dai una mossa, non con le parole ma con i fatti. Quindi userei quasi un termine etnico indigeno aborigeno autoctono barese per dire metti mani ai soldi in quei termini nostri, no? Ma quello che voglio dire è che è bellissimo approntare questi pasti con i nostri figli qui. E ci sarà quindi team building nel pomeriggio, questi soldi diventeranno razioni, i bambini metteranno insieme carboidrati, proteine, vitamine, ci sono pasti, pensate che abbiamo prenotato 30.000 pasti, quindi 30.000 giorni di vita, arriveranno a Bari domani, saranno confezionati dai nostri figli e quindi partiranno il giorno stesso. Tutto questo grazie a Richard, al quale oggi ascoltiamolo per quelli che sono i contenuti, è l'onore per noi. Grazie Max. Dunque, tramite il potere liberatorio della risata, i partecipanti hanno potuto aderire alle lodevoli iniziative a scopo benefico della Onlus Stop Hunger Now. Richard Romagnoli, invece, ha spiegato come ridere senza nessun motivo per farlo sia una grande terapia. Vale a dire che attraverso la vibrazione della risata è possibile diventare più consapevoli della connessione cuore-cervello. Anzitutto permettimi di ringraziare Zio Mike, come amo chiamarlo, e soprattutto come sei conosciuto a livello internazionale, per il tuo grande cuore, che è il cuore non solo di un pugliese, di un barese in questa città fenomenale, che sono certo darà modo di mettere in pratica ciò che è, per cui questa terra che è ridente, che è una terra gioiosa. E se un barese non è ridente, non è gioioso, deve andare un attimo alle origini di questa terra così propizia, così magica. E il fatto che venga ospitata la risata del cuore, perché in qualità di ambasciatore nel mondo di laughter yoga, di yoga della risata, girando il mondo mi accorgo sempre di più di quanto veramente ridere in maniera incondizionata, apparentemente senza nessun motivo per farlo, sia realmente una grande terapia. Quella che anch'io nel mondo definisco laughter therapy, la terapia della risata. Domani tante persone qui fortunate vivranno questa grande esperienza con la consapevolezza che l'intero incasso sarà appunto non devoluto ma soprattutto donato e con amore a Stop Hunger Now, questa associazione della quale noi apparteniamo e siamo onorati di farne parte, ed è un modo in più per dire con le mani possiamo realmente aiutare più che con le parole. Spesso ci ritroviamo a veicolare le nostre energie agli altri. Sarà capitato un po' a tutti puntare il dito verso qualcuno, vero? Richard, se io ti punto il dito contro e ti dico tu, con questo tono, cosa mi rispondi? E se invece ti chiedessi far ridere il mio cuore? Come fare? Bellissimo. In mancanza dello specchio per farti vedere,
Semplicemente ripensa alle cose buone, belle, utili che tu stai donando agli altri e il tuo cuore riderà, riderà, riderà.